amici aperti di mente, bellissimi! Guardate qua, oggi siamo nel simulatore delle pizze. Non so cosa voglia dire sta cosa, ma giuro che sarà bellissimo. Beh, almeno me lo auguro. Scrivetemi nei commenti se vi piace. Manager, questo è il manager. Allora, il signor manager, adesso parliamo con lui. Allora, dice, questo town, questo posto bellissimo, really loves pizza hour. Pizza pepperoni. Allora, praticamente, dai, partiamo, perché qua non ho proprio voglia di aspettare lei, signor manager. Cioè, nel senso, io qua devo consegnare pizze, mica sono uno scansafatiche come lei, che non fa niente dalla mattina alla sera. E no, sto scherzando chiaramente, ragazzi. Non pensiamo per davvero che io stia dicendo questa cosa al manager, perché per carità non è mai vero nella vita. Anche se io veramente non so che caspita debba fare. Oh, ogni volta è così, mannaggia le pappine. E cosa devo... dove devo andare? Devo andare da questa parte, lo sapevo io. Allora, staff area. Ma che figata, ho la pizza in testa. Guarda, sono pure Ben 10 ovviamente. Ho la pizza in testa, so che questa non è la mia skin, ma praticamente sono su quel Minecraft, avete presente? Quel Minecraft di Windows 10. E non so come si mette la mia skin, quindi ho messo questa qua di Ben 10, che è molto figa. Adesso, posso prendere il motorino, per favore? Dovrei prendere il motorino. No, non posso prendere questo. Devo prendere il motorino. Signore, posso prendere il motorino? Dai, per favore, mi serve la chiave, mi dice. Ma dai, ma perché dovete rompere le pa... Oh, santa ma... non ho la chiave, per caso. Perché devo andare da questa parte, non posso... perché prima devo... Capito, cioè prima devo prendere, comprare le robe. Ok, praticamente mi dice che devo andare da questa parte qua. Niente, allora camminiamo verso il posto giusto. Praticamente, ragazzi, questa cosa è bellissima, perché guardate, cioè sono Ben 10 e porto una pizza in testa al signore. Spero che il signore, vedrò la sua reazione. Speriamo che il signore però sia d'accordo, sia totalmente ok, perché forse magari gliela porterò velocemente. Magari adesso si incavolerà tantissimo. Spero di no, sinceramente, perché guarda, non voglio proprio sentirmi storie. Il signore è molto inquietante. Oh, santa Maria. Ok, io chiedo scusa al signore. Io non voglio più avere niente a che fare con questo tipo di persone, ragazzi. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ma che caspita di faccia aveva? Ma questo qua è pa... C'è un maniaco. I maniaci ci sono. Aiuto, in questa città. Non voglio più fare il postino. Il postino di pizze. No, non ridete. Allora... cioè, se ridete urlo, Sto scherzando, chiaramente. Amici aperti di mente, però. Perché vi dico questa cosa dell'aperto di mente ultimamente? Perché praticamente le persone che mi seguono sono aperte di mente. E sono come appunto quelle persone che vogliono un sacco di cose aperte di mente. Tipo, non so, gli vanno bene le relazioni fra persone dello stesso sesso, per esempio. O aperte di mente in generale. Quindi le persone che mi seguono in generale sono così. Mente anche di fare altro relativamente a questa cosa. Vi parlo solamente di roleplay su Minecraft, ma sex. E non dico nient'altro. Adesso, signore, cosa devo... avete capito. Quindi stay tuned, ragazzi. State pronti. Stay tuned and oh my god. Non so perché a volte mi parte l'inglese, ma che cosa devo fare? Welcome to pizza place. Ok, order here. Ok, I'm gonna order here. Pizza... is my favorite food. Praticamente qua dice che la pizza è il suo cibo preferito. Ma devo ancora prendere la pepperoni? Ancora una volta la pepperoni. Eh no, mi scusi. Ah! Ho preso la vegetarian invece. Ok. E quindi dove devo andare? Allora, il signore qua mi dirà sicuramente dove devo andare. Praticamente devo order a... vabbè, non so, il tizio è un po' strano comunque. Non voglio averne niente a che fare. Allora, praticamente devo andare da questa parte, giusto? O però mi dovete dire dove andare, se no, che caspita. Cioè, signorini? Ma che schifosi, guardate che mi fanno perdere tempo sti qua. Porca puzzarda, aiuto! Praticamente si deve andare da questa parte, la casa 3 dovrebbe essere. Cerchiamo di trovare il numero, siamo arguti, arguzziamo l'occhio. L'occhio deve essere importantemente arguzzato. Siete arguzzati con l'occhio? Avete arguzzato? Ma guardate che è importantissimo arguzzare l'occhio. Perché se lo arguzzate, praticamente, è buono, no? Cioè, ovviamente, giustamente è buono. Che cosa devo fare? Oddio mio, di nuovo il signore pazzo. No, ho sbagliato pizza. Sono un terribile postino di pizze. Ragazzi, cosa faccio? No, questo qua ora mi odia, ragazzi, mi licenzieranno. Mi spiace averle consegnato una pizza che l'ha fatto vomitare, ma poi avete visto la sua faccia. Cioè, secondo me questo qua mi odia male. Allora, cerchiamo di concentrarci e capire bene dove dobbiamo andare, che pizza dobbiamo prendere.
dove, sempre, come, quando, perché. Perché ovviamente è utile questa cosa, se no dopo è la nostra totale sconfitta. Dopo ci odieranno a vita per sempre. Allora, praticamente qua il signore... Allora, prendiamo la casa C. Questa qua dovrebbe essere la Hawaiian. Ok, la Hawaiian. Quindi la pizza C. Ah, questa qua praticamente dovrebbe essere. Perfetto. E dovrebbe trovarsi la casa 8. E dovrebbe trovarsi verso quest'altra parte. Ho capito bene. Allora, tranquilli che Dunis sa perfettamente dove consegnare la pizza. Non è un incapace. Io sono un postino di pizze molto capace. Certo, sarebbe utile avere questa bici, eh. Però non ho la chiave, forse perché dobbiamo ancora guadagnarcela la chiave. Scrivetemi nei commenti se volete che ci guadagniamo la chiave, così almeno andiamo a fare i postini di pizze anche con, capito, cioè con le altre cose in giro, no? Tipo con le motociclette, le berbette. Ok, la casa, oh mio Dio, che casa era? La 8, giusto? Era la 8? Giusto? Oh, mi sbaglio, era qua, infatti mi ricordavo bene il posto. Non mi ricordavo più bene il numero, però vediamo un attimo. Hello, hi, how are you? Tieni la pizza, veloce. No, ragazzi, mi odiano tutti. Cioè, adesso verrò licenziato. Praticamente, allora, order C. Allora, praticamente mi dice che è pronto l'order C, praticamente, lo chef. Allora, praticamente io devo prendere l'order C. Ah, ho capito, cioè, praticamente devo prendere ciò che lo chef mi dice. Mamma mia, ma che rottura di palle. Ma scusate, ma se mi danno la pizza vuol dire che sono pronte tutte le pizze. Ma mi odiano tutti, e questo è il fatto. Adesso, se noi ritorniamo indietro e se riusciamo a fare qualcosa di decente, magari, perché io capisco bene che le persone poi adesso mi odino totalmente. Posso comprendere questa cosa, infatti non dico niente, però... Allora, io ho la licenza di delivery, allora, l'order C dovrebbe essere questa qua, la 5, la margherita. Ok, perfetto, allora prendo la margherita e la porto... La margherita, ok, ce l'ho. E la porto dov'è che... E dall'altra parte della città, ma siete pazzi, fuori di testa, squinternati, squinternati. Cioè, allora, praticamente devo andare da questa parte, la casa 5, praticamente. Quindi io ho il percorso in mente, guardate me, la mia mente è un genio. Il mio cervello è un piccolo genio, eh. Cheat Stranger Things. Avete mai visto Stranger Things? È veramente bello. Scrivetemi voi cosa guardate di solito nei commenti, che a me piace molto sentire quello che voi dite. Però devo cercare di capire bene dove dovrei andare, perché di certo da questa parte non si deve andare. Allora, è la casa 5, giusto? Oh mio Dio, sono un totale disastro, ragazzi, sono un postino terribile. Cioè, perché? Aiuto! Allora, se state con me, per favore, perché ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno del vostro sostegno morale, perché soprattutto scrivetemi nei commenti che sono un ottimo postino e che dovrei fare il postino anche nella vita reale. Guardate che se me lo scrivete lo faccio veramente. E poi il problema è che però nella vita reale cosa fanno? Mi prendono la pizza e me la sbattono in testa. Perché se io gli consegno una pizza sbagliata, giustamente... Guardate, le persone non è che sono molto contente di ciò. Quindi dovrebbe essere questo, giusto? Vediamo un attimo. Huh? I didn't order a pizza. No, questo qua mi dice che non ha ordinato la pizza. Sì, però... Dai, cosa devo fare? Qual è? Mi scusi, allora deve... Ma dai, per favore, non mi ricordo più il numero. Sono un disastro come order di pizza. Dai, nessuno ha ordinato la pizza. Dove devo andare? Signore, lei la odio però, posso dire questa cosa? La odio, dai. Andiamo da questa parte. Non è questa. Sì, però, scusate, avete rotto le palle. Cioè, nel senso, fatevelo dire, eh. Non potete dirmi che prima una cosa, poi un'altra. Cioè, adesso, per favore, l'order C doveva essere... Order 3, order C, please. Era questa per caso? No, questa qua ha detto, non ho ordinato la pizza. Infatti, ma vai a quel paese, signora. Forse era questa invece la 8? Please, dimmi che era la 8. Non era la 8. Ok, devo ritornare indietro perché ovviamente non sto capendo niente. Aspetta, forse era questa, no? Era questa. Era questa, raga, era qua. Porca puzzardona scurreggiona. Stavo scherzando, ero vicino. Praticamente mi ero confuso un attimo con le strade, ma ci sono. Sì, 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 ma certo, la pizza, tenga la pizza. Ok, credo che non gli sia piaciuta nemmeno questa pizza. Non sto capendo come funziona. Vabbè, allora, io sono molto contento sinceramente di fare questa cosa, perché sto facendo quello che ho sempre voluto fare, ovvero distruggere tutti i sogni delle persone che ordinano una pizza, ma poi dopo in realtà è, capito, è un'altra pizza, arriva un'altra pizza. Povere persone comunque. No, ma non mi interessa, cioè, scusatemi adesso. Cioè, prendi sta pizza e non rompere le palle. No, adesso, scusatemi, potrei essere sembrato un po' volgare, no, giustamente. Però,
Devo anche dire che sono... mi sono rotto le palle. Io mi licenzio! Non ne posso più! Di fare questo lavoro. Adesso vado a litigare con il signore... quello là, com'è che si chiama? Il signore... quello, insomma, il manager. Adesso guardate che gli faccio causa. Anche se dovrebbe essere lui che fa causa a noi, non... Però adesso guardate che non si scherza più. Dove sta quel signore incompetente che non fa niente della mattina? Vieni qua. No, adesso... adesso non sto scherzando più, Allora, management... lei, signore col sorriso da deficiente. Come si permette prima di tutto? Cos'è sta roba? Adesso le rubo tutto. Le rubo i soldi, ok? Ha capito, le rubo i soldi. Perché io la odio. Ah! No, come ti permetti? Mi dice pure che mi ha dato una mano. No, io adesso a lei le spacco la faccia in 20 pezzi, sape? No, non ci siamo proprio capiti. Allora, lei è la persona più orribile che abbia mai incontrato. Mi ha dato un lavoro di me. Schifoso. Secondo, praticamente non fa niente dalla mattina alla sera perché non sa nemmeno consegnare. Guarda, tutte quelle persone lì, praticamente adesso sa cosa faccio. Non mi interessa niente, le spacco tutto quanto. Guarda, sbascio la porta e la odio per sempre. Mi licenzio, vatta a quel paese. Oh, ho sbattuto la porta come si doveva. Perché io veramente a fare un lavoro così non ci siamo proprio capiti. Io questo lavoro non lo voglio fare. Non lo voglio fare, ho detto, schifosello. Scurrigionis maialonis. Non lo voglio fare, ho detto, basta. Adesso me ne andrò alla Birch Boulevard, che praticamente me ne andrò alla spiaggia con i miei money. Ok, con i miei soldini, 40. Sono un sacco, ok? Chiaro? Sono un sacco. Perché io non sono come quelli là che fanno Quindi adesso niente. Amici miei aperti di mente, direi che noi ci vediamo ad un prossimo video. Perché io sono proprio offeso. Sono diventato Ben Ten pure. Infatti adesso io vado a trasformarmi. Mica. Guarda, mi trasformo in 4x4 e te le do, cioè veramente. Bah.